ben ritrovati, buon pomeriggio. Mary e io siamo in salotto di nuovo perché dobbiamo collegarci con Roma, dove c'è il nostro stylist di fiducia, Marco Scorza. Ciao Marco. Ciao Marco. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Allora, ieri sera c'è stata una serata bellissima, Davide Donatella, avete visto, Dogman, noi diciamo all'italiana, Dogman ha avuto nove statuette, insomma, lo seguono anche dall'estero, ma noi come al solito siamo curiosi di dare uno sguardo ai look della serata. D'accordo Marco, facciamo questo compitino molto divertente. Cominciamo innanzitutto con l'ospite internazionale d'eccellenza. Sul finale quasi della serata è spuntata Uma Thurman, guardatela Uma qua. Thurman. Ha avuto un David speciale. L'attrice ha scelto questo abito scintillante, i capelli avete visto tirati su in maniera molto, molto naturale. Che cosa ne pensate? Comincia tu, Marco. Ma guarda, Uma Thurman era veramente molto sofisticata, anche se nella sua semplicità, perché poi sappiamo che il David di Donatello comunque è stato un'invasione di nero. Nero, sì, sì. Pochissime hanno, come dire, osato qualche colore. Sì. Però lei era veramente divina. È stata veramente, come dire, affascinante nella sua... Che dici, Mary, no? Bellissimo, sì. L'abito era di Giorgio Armani. Bellissimo. Io credo che fosse sicuramente la come più elegante. Come quasi sempre, Uma Thurman è quasi sempre in Armani. Una delle più eleganti della serata. Poi mi è piaciuto questo capello raccolto, però in modo molto naturale, quindi mi è piaciuta tantissimo. Perfetto. 10 lode per me. 10 lode. Sì, perché non erano troppo tirati. Sì. Naturalissimi, come se li avesse fatti lei, ma in realtà c'era uno studio dietro. Caspita, guarda che primo piano, bellissimo. Bellissimo. Ragazzi, andiamo avanti con un uomo, bella. Alessandro Borghi, che ha vinto il premio come miglior attore per la sua commovente interpretazione di Stefano Cucchi con Sulla mia pelle, ha dedicato il David, ha detto Eddie Cucchi, questa. E però, intanto, quando si è presentato per il dire, aveva uno spezzato che colpiva, no? Cioè, aveva questo qui, forse non si vede benissimo, ma aveva una giacca praticamente di velluto che Bordeaux. Sì, Bordeaux. E i pantaloni, ecco lì si capisce forse un po' meglio. Che te ne è parso, Marco? No, io l'ho trovato giusto, anche perché comunque le donne sono state felicissime, insomma, del suo premio, quindi sì. Il fatto che magari si sia anche un po' differenziato, secondo me ha fatto bene, insomma. Eccolo sì. qua si vede benissimo. Ma poi, essendo giovane, è perfetto questo spezzato, perché altrimenti avrebbe un po' appesantito l'immagine, quindi io lo trovo veramente molto giusto. Poi è un bordeaux elegantissimo, giusto. Che sta bene col nero, e il velluto è sempre il tessuto più elegante. Perfetto, parola di me. Mary, ragazzi, andiamo avanti con una donna, torniamo alle donne, questa volta prendiamo Mary, non mi rubare il lavoro, Ma io per anni ho fatto questo. No, ma che c'entra? Perché... qualcosa ma poi... riesco ancora a ricordarmela. Queste però sono opinioni. È un'opinione del tutto da donna e non da addetta ai lavori, quindi cultrice della moda. Ascolta, Marco, hai visto com'era emozionata ieri Elena Sofia Ricci? Sì, mamma mia, non riusciva quasi a parlare. Sì, molto, perché non se l'aspettava. La migliore attrice per il film loro, quello dedicato lì a Berlusconi, faceva la moglie, no? E anche Elena Sofia Ricci aveva un bell'abito. Ecco. Di Franco Ciambella. Ah, Ciambella, molto elegante, molto. No? Con una bella scollatura, nero anche questo, velluto anche ma questo. Ma un abito molto giusto anche per la sua età, secondo me. Condivido. Cioè, spiega un po', Marco, che vuol dire? Ma il fatto di avere questa scollatura importante, ma non eccessivamente eccessiva. Ecco. Il fatto di segnare la silhouette e piano piano allargarsi, lo trovo proprio un abito molto giusto. Anche, vedete, le maniche sono comunque coperte, no? Le braccia. Sì. Perché a una certa età, purtroppo, si hanno dei piccoli difettucci che... però con gli abiti giusti si tendono a coprire e quindi a migliorare la propria figura. Fantastico, Mary, tu che così condivido... come ha fatto Elena Sofia Ricci con questo abito. Condivido pienamente quello che sta dicendo Marco. Poi, nonostante fosse semplice nella linea, era molto regale. Io l'ho trovato molto regale, regale. L'abito. Sì, però sì, da grande occasione. Una principessa in nero, diciamo. Sì. Anche sexy, anche Marco. Sì, perché la scollatura comunque era profonda, ma in realtà era ad un limite ben preciso, quindi non è andata oltre quel limite. Ma sembra così profonda perché è molto aperta. Sì. Passiamo invece a un look che non è piaciuto tanto, non è un'opinione mia, ma insomma, quale? Valeria Golino, che noi quale, forse quale? Facci vedere. Eccola qua.
È un po' com'è? Un sì, po'... un po' da cocktail, io lo trovo un completo... Sì, un po' da cocktail, da non cocktail. Da grande serata, terribile, da red carpet. Terribile, terribile. Sì, Marco ci veramente fuori luogo, cioè... Perché è terribile? Che c'ha di... che cosa che non va, Marco? Ma non è un abito la red carpet, ma che cos'è? L'abito per uscire, andare a fare l'aperitivo con le amiche in centro a Roma piuttosto esatto. che a Bari. Cioè... Lo penso anch'io, sai. Però lei è magnetica. Quindi... Io l'ho incontrata una volta. Poi non so, da qua vedo dei gioielli, non lo so, sul verde, ci vedo bene? Non lo so, io non riesco a vedere. Perché è un po' lontano il nostro qua sul vedo un qualcosa che gli pende fino al 6. Beh, no? Se che verde ci piace, sai. Ci piace? Sì, verde sì, ci piace sempre. Già. Sì, perché è verde speranza, però ha messo, non lo so, quella gonna di un cos'è, il vestito, il sotto di un colore, il sopra di un altro, con queste manichine, come vabbè. Dire. Che ecco, Marco, bene ma perché secondo te, scusa, perché secondo te i look delle star italiane, insomma, che non hanno niente a che vedere con quelli delle americane o comunque che sfilano la notte degli Oscar? Cioè ma gli italiani noi siamo non provinciali, alla fine siamo provinciali. Eppure, ascolta, il 90% degli stilisti di quelli americani sono italiani però, eh sì, che gli perché... fanno i vestiti alle sì, star però americane. Però se noi guardiamo tutti gli stilisti, anche francesi o di altri paesi, ci hanno superato. E che oramai noi abbiamo il nome. Abbiamo però poi nome... se andiamo a guardare la sì, e c'è rimasto. Ma perché poi forse se andiamo fa a vedere più chic... magari l'attenzione ai tessuti, scusami, piuttosto Marco, che ai modelli, vediamo. Sì. Forse fa più chic il concetto della sottrazione. In America sui red carpet, non so, dei Golden Globe e degli Oscar si tende ad eccedere, quindi si vive di eccessi, mettere, ad aggiungere, a invece da noi a sottrarre. Beh, interessante questa osservazione. Passiamo per esempio a sì, Marina però... Confalone. Diciamo che vuoi essere buona, perché se in questo caso questi a sottrarre comunque è un abito adatto all'occasione. Senti, ascolta Marco, allora stavo dicendo la Confalone che è un'attrice sì. straordinaria. Comica, drammatica, è stata premiata col David per il film Il vizio della speranza come attrice non protagonista. Vabbè, un po' sui generis. Aspetta, rivediamola perché sennò è passata troppo veloce. Eccola qua, vai Marco. Vai Marco, vai. È un po' sui generis, magari per il personaggio. Può starci, poi è ovvio che si è preso singolarmente, come dire, potevamo vestirla meglio. Ah, vedi che sei anche però, tu diplomatico, per dai. La serie potevamo vestirla potevamo meglio. Potevamo vestirla meglio. Ok, e secondo sì, te sì. meglio così. Però non avrei mai messo un abito del genere, non rientra nei miei parametri. Ma è proprio quel colore che comunque sbatte, quei fiori, non lo so, forse perché è primavera e quindi ha pensato che mettendo qualche già, fiore non, cioè, non sbagliava. Già. Va bene, ci fermiamo qua. Grande Marco Scorza, torna presto a trovarci. Grazie. Ciao Marco. Sicuramente. Grazie, allora, io vado in cucina. Yes. Ciao, alla prossima. Vado in cucina dalla nostra Mara Nitti, che oggi debutta nella cucina di Buon Pomeriggio. Allora Mara, dimmi che cosa facciamo di buono oggi? Lo ricordiamo a tutti i nostri amici. Certo, abbiamo... Due ricette. Un entrée di tempura sì. con zucchine, peperoni, carne e gamberoni mm-hmm. e poi delle orecchiette rigorosamente fatte a mano mm-hmm. con farina di tritolo. Ok, allora iniziamo ad analizzare la tempura. Molto spesso noi commettiamo degli errori quando prepariamo sì, la tempura certo. o di verdure o di carne o di pesce perché oggi... Nella frittura in generale esatto, comunque, certo. tenderai a mixare il tutto. Vediamo gli errori più frequenti e sulla base di questi errori diamo qualche suggerimento certo. alle nostre amiche a casa, allora. Ai nostri amici perché anche gli uomini devo dire che si dilettano sempre abbastanza più spesso in cucina sì, e a volte sono cucina. Anche più bravi ma giusto qualche ma, volta ma questo non lo so poi ne parliamo qualcuno se la cava. Allora raggiungiamo il punto di fumo dell'olio allora ecco, cosa... perché è importante evitare che questo accada allora quando non dobbiamo friggiamo. Mai superare il punto di fumo che dipende da olio a olio si parte da quello più basso che siamo intorno ai 150 160 dell'olio d'oliva fino ad arrivare al massimo di 240 grammi, sì. gradi chiedo scusa, per l'olio di semi di girasole. Superate queste temperature l'olio inizia proprio tecnicamente a fare il fumo, ecco perché si chiama punto di fumo, e il quale sta diventando cancerogeno per la nostra salute. Okay. Quindi assolutamente bandita come
modus operandi della frittura. Dobbiamo stabilire una tempistica affinché il fumo non si raggiunga? C'è un parametro temporale oppure dobbiamo soltanto controllare ad occhio? Diciamo, per chi ha dei termometri diventa tutto più semplice. Io per esempio non ce l'ho quello, come mi regolo? È molto facile da fare, come facevano le nonne. Come facevano le nonne? Si mette un piccolo stecchino all'interno dell'olio, quando vediamo intorno che fanno delle piccole bollicine, l'olio è arrivato al momento in cui si può tranquillamente buttare giù dentro la frittura. Ricordiamoci il metodo stecchino, ok? Il metodo stecchino, se ce lo dice Mara, hai garanzia. Secondo errore, vediamo un'altra cosa che sbagliamo quando prepariamo la tempura: non asciughiamo gli ingredienti prima di friggerli. Perfetto. Perché li dobbiamo asciugare bene? Perché se sono molto bagnati andiamo ad abbassare la temperatura dell'olio a discapito della croccantezza dello stesso, perché la tempura, così come altre fritture, sono tempura così perché sono proprio croccanti. E la croccantezza poi andrebbe a deficitarsi. La croccantezza è fondamentale. Se non fa croc croc la verdura oppure il pesce, il gamberetto, il baccalà, non ci piace. Non è buona. Ultimo errore, vediamo. Eccolo qua, utilizziamo l'utilizzo dell'olio, quindi non è adeguato alla frittura. Qual è il miglior olio per friggere? Stabiliamolo una volta per tutte. Dipende più che altro dalla tempistica di cui noi andiamo a friggere, quindi fritture molto lunghe nel tempo, si predilige un olio di semi, a discapito di quello d'oliva, però che per quello di arachidi? Allora, l'olio d'arachidi è più che altro indicato per le fritture dolci, perché dà un sapore più legnoso. Invece l'olio di semi di girasole è il più neutro e quindi diciamo non va ad alterare più. Va bene con tutto, praticamente. Certo, diciamo generalmente va bene con tutto. Ok, tra poco friggiamo, friggiamo, prepariamo questa tempura buonissima, mixata. Cosa accade? Eccoci qua, grazie. Ciao. Ennesima manche del quiz che bolle in pentola. Per voi domande dolci e croccanti, ma bando alle cialde, passiamo subito alle domande per questi concorrenti incredibili. Le sanno veramente tutte e partiamo subito a razzo. Bene, la merendina più venduta in Grecia. La feta al latte. Esatto. Buonissimo. Bravissimo. Il dolce preferito da Buddha. Buddino. Bravo. Il gelato preferito dagli islamici. Califfo al limone. Esatto. È buono. Chi mangia carne in scatola ha problemi? Sì, mental. Esatto. Quali sono i biscotti preferiti dai giocatori di basket? Canestrelli. Esatto. Bene, cambiamo argomento, cucina asiatica. Se un bruco si incazza... Sfarfalla! Esatto. Qual è il dolce che fa diminuire il desiderio sessuale? La torta nuziale. Esatto. Che radio ascolti mentre prepari il risotto? Radio Monte Carlo. Esatto. Bravissimo. Bravissimo. Un rimedio per intolleranti allo zenzero. Zenzeriera. Bravo. Se un gattino puzza di formaggio... È certosino. Esatto. La città italiana col più alto indice di obesità. Abbiate grasso. Esatto. Ad opera il pelapatate. L'estetista. Bravo. Il piatto preferito da Vladimir Luxuria. Castrato. Esatto. Si stende su dolce. Gabbana. Bravo. Cicerchia. Trova. Melanzana. In corpore sano. Qual è la città dei ceci? Cecina. E quella dei fagioli? Bell'aria. Esatto. Esatto. Molto bravi concorrenti. Veramente. Ma bravi Miscemi Freddi. Grazie. Complimenti, davvero complimenti. Grazie, mi posso toccare? Siamo onorati. Anch'io onoratissima dei vostri quiz. Complimenti ragazzi, grazie. Poi ci vediamo più tardi perché dobbiamo assaggiare anche le tue ricette. Sai che questo vuole la tradizione della cucina di buon pomeriggio, il giudizio finale poi di Michele. Tu ci hai seguiti ogni tanto? Certo, assolutamente sì. Perché la prima volta, lo ricordo per chi si fosse collegato con noi in questo momento, la prima volta che oggi Mara cucina nella nostra cucina. Facciamo subito la prima ricetta, sei pronta? Assolutamente sì, certo. Titolo? Allora, mix in tempura. Ok, vediamo subito gli ingredienti. Allora, 500 g di verdura mista, poi per la pastella 300 g di farina di triturdeum, 150 g di maizena, 750 ml di birra, 2 uova e 2 cucchiai di pepe bianco. Ok, iniziamo subito dalla pastella, che è importantissima. Che è quella fondamentale, infatti. Perché è importante, Mara?
Allora, soprattutto perché deve dare l'elasticità e la corposità alla pastella stessa, ma cosa ancora più importante è che la birra in questo contesto sia quanto più fredda possibile. Perché bella ghiacciata. È proprio perfetto, perché è proprio lo shock termico che si ha nell'intingere poi nell'olio a dare appunto quella croccantezza alla pastella stessa. Certo. Che cosa stai facendo quindi? Allora, io ho messo già la farina di tritordeum qui all'interno della boule, insieme a della maizena e un po' di pepe bianco per dare un po' di corposità alla quindi stessa. Tutte le polveri insieme? Certo, tutte le polveri, poi gli ho aggiunto l'uovo sbattuto leggermente intero perfetto, con la birra appunto ghiacciata. Bella ghiacciata. Fa anche voglia di bersela un po', però. D'estate proprio. Assolutamente sì. Quindi mixiamo praticamente tutto. Sì, certo, in maniera... Ti volevo anche chiedere una cosa sulla farina 00. La farina 00 anziché... scusami, tritordeum anziché la 00. Come mai hai scelto proprio quella? Perché io so, ne abbiamo parlato qualche puntata fa, la tritordeum è particolarmente leggera rispetto alla classica, rispetto anche a quella integrale. Mi hanno detto. Beh, assolutamente sì. Sì, ha una parte avere un valore energetico anche leggermente più alto della farina comune normale 00, ma soprattutto una farina estremamente versatile, leggera e altamente digeribile. Ecco. Io l'ho scelta proprio per questo. Quello che ci hanno raccontato, quello che ci hanno detto e quello che mi hanno detto anche alcuni miei amici, dai quali poi vado a mangiare una pizza buonissima. La pizza col tritordeum è veramente favolosa. Appunto, l'impasto al tritordeum. Certo. È leggera, non si sente praticamente, è altamente digeribile, non si sente per niente. Poi, dopo averla mangiata, assolutamente leggeri. Quindi anche la frittura risulterà leggerissima. Sì, molto. E soprattutto ingloba meno olio rispetto alla farina comune. Certo, anche questo è un vantaggio dal punto di vista dietetico. Certo. Ma poi altra cosa veramente molto buona della farina di tritordeum, che ormai prende la mia vita da anni, non uso più la farina comune, è che... Anche per i dolci? Sì, è un bassissimo contenuto di glutine. Quindi anche chi ha problemi magari di leggerissima intolleranza al glutine può tranquillamente assumerla. Benissimo, allora dopo tutti questi consigli iniziamo a cucinare. Quindi la pastella è praticamente pronta. Sì. Sciolto tutto, ci mettiamo le verdure. Certo. Ho visto che hai scelto delle zucchine, i peperoni. Grazie Mary. Ti aiuto, eh? Assolutamente sì. Do il mio contributo nei limiti. Tu lo sai che io non so cucinare, eh? Però mi visto che te la cavi abbastanza ogni bene. Ogni tanto, sai, qualcosa riesco ad azzeccarla. Poi ho scelto questi magnifici gamberi. Buoni. Senti, la maizena poi, giusto per continuare a parlare dei segreti di questa tua pastella, a cosa serve? Perché serve per dare una sorta di addensante al composto stesso. Infatti è molto cremosa. È molto, molto cremosa questa pastella. Poi, allora, gamberi hai messo. E questa che carne è? E questa sono degli straccetti di vitello. Quindi abbiamo fatto proprio un mix. Carne, pesce e verdura. Ho visto e ho notato che questa pastella non la lasci riposare. No, non c'è bisogno. Anzi, più si riposa, poi si andrebbe a perdere praticamente il freddo della birra che abbiamo messo prima. Quindi avrebbe esattamente l'effetto contrario. Quindi preparata, va immerso... quello che appunto dobbiamo friggere e poi si passa alla frittura. Ok, sì. va bene. Stiamo per raggiungere il punto di fumo. Cosa deve segnare qui sul termometro? Allora, questo qui dovrebbe arrivare intorno ai 130. Mettilo un po' più a favore di camera, così. Vediamo se anche da casa i nostri amici riescono a vedere il numerino. Quindi hai detto... siamo ancora a 75 gradi, magari alziamo un po' la potenza. E dobbiamo arrivare a? 130. 130, ok. Sai che abbiamo un minuto di tempo? Sì, ma ce la faremo. Poi, una volta fritte le nostre verdure, i nostri gamberi e i nostri straccetti di carne, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo... li mettiamo su carta assorbente? Carta assorbente, semplicemente si possono degustare. Ah, ok, va bene. Vediamo se riusciamo a friggere subito uno straccetto, una verdurina e anche il gambero, così vediamo un po'. Più o meno quanto tempo li dobbiamo lasciare? Un paio di minuti. Scarsi. Ok. Raccontami un po' di te, tu di dove sei? Sei pugliese? Da dove io vieni? sono un mix, io sono mezza lombarda e mezza pugliese, vivo a Putignano appunto,
Ecco perché mi sono anche appassionata al Tritordeum, perché lo coltiviamo a pochi metri da casa mia, quindi veramente la farina a chilometro zero. Ecco perché sei particolarmente affezionata. Beh, anche per quello, oltre alla bontà del prodotto, ovviamente. Ma per una serie, in tutti come i modi, dire, proprio. Campanilismo territoriale. E faccio la personal chef. Ah, la personal chef. Adesso mi dici che cos'è la personal chef? Me lo dici tra un minuto, certo. Perché noi torniamo tra pochissimo, restiamo qui in cucina, aspettiamo soltanto voi. A tra poco!